Cari amici, bentrovati a questa nuova puntata di Canale 10 VIP. È ormai dal 1796 che è stata costituita la Società di San Giovanni per curare i festeggiamenti patronali del 24 giugno e oggi sono molto felice di salutare il vicepresidente vicario Franco Puccioni, sure. L'avvocato Franco Puccioni. Grazie. In effetti è molto, diciamo, sono tantissimi anni. Avvocato, in questi giorni però è stato consegnato il premio Il Bel San Giovanni. Oramai anche esso viene assegnato da 24... No, 20 anni. 20 anni. Questa era la 20ª edizione. Ah, la 20ª. Però c'è stato un precedente, perché il primo esemplare dell'emblema del premio è stato consegnato dal Marchese Pucci, che era allora il presidente della società, a Sua Santità Giovanni Paolo II nell'86, quando è venuto a Firenze in visita alla città. E poi, 20 anni fa, è stato istituzionalizzato il premio che viene conferito a personalità o istituzioni che si siano particolarmente distinte nel campo dello scibile o nel campo dell'azione. E quindi ci sono stati, ogni anno vengono assegnati o due o tre premi. Come nasce, a questo punto ce l'ha già un po' spiegato praticamente, e con quali criteri però viene assegnato? Questo, se ce lo vuoi spiegare un pochino meglio. Diciamo, viene assegnato a personalità che si sono, o istituzioni, quest'anno l'abbiamo assegnato a Maier, l'ospedalino Maier. E io rimango alla vecchia formulazione fiorentina dell'ospedalino Maier. Maier è comunque pronunciato bene, perché è il nome tedesco, credo. Sì, il nome tedesco, sì, è di questa, il fondatore che fu, era un uomo d'affari russo che aveva questo nome tedesco però, e lo assegnò, volle che l'ospedale fosse intitolato a nome della moglie, che era già deceduta, ma era stata una delle persone che si erano particolarmente interessate perché fosse fondato a Firenze questo istituto. Dedicato ai bambini, che è il primo ospedale che era proprio dedicato alla pediatria. E nella motivazione del premio è stato in particolare specificati anche i nomi dei professori che si sono maggiormente impegnati. Distinti, diciamo. Sì. Poi è stato dato a Marisa Monti Riffes, Monti. Attuale proprietaria del gruppo industriale che è stato fondato dal padre, che è molto multiforme questo gruppo industriale. Fa parte della nazione e poi ha anche quella famosa bellissima tenuta, la bagnaia. La bagnaia, no? Sì. Infatti, diciamo, i punti, perché in effetti la deputazione è quello che si chiama il consiglio direttivo normalmente, ma noi conserviamo una terminologia del Settecento, quindi il consiglio direttivo viene chiamato deputazione e i consiglieri sono deputati, insomma. E il criterio è quello di una colleganza che l'insignito ha con la Toscana e Firenze in particolare. Ecco, questo è un po' il criterio, anche se il presidente Ginori aveva intenzione di indirizzare anche, allargare il campo di scelta, di assegnazione del premio ad altre persone, che si sono distinte. Per esempio, ci sono molti italiani che si sono distinti operando all'estero, insomma, fra l'altro. Certo. Quindi ci sarebbero anche altre personalità che potrebbero essere domani insignite di questo premio. Poi il terzo quest'anno è stato Possenti. È stato Antonio Possenti, il pittore, sì, che fra l'altro lui è lucchese. E quindi? Quindi, diciamo, il riferimento è alla Toscana in questo caso. Poi sta facendo una bellissima mostra, no? Ha fatto una mostra, sì, bellissima, sì, in questi
tempi, quindi... Quindi praticamente c'era un filo conduttore in questa scelta, perché se lei pensa bene, dalla Toscana, insomma, rappresentata da Possenti, a Firenze, che è, diciamo, proprio l'ospedalino Maier, caratteristico di Firenze, e la signora Monti che, diciamo, attraverso questi collegamenti della Nazione e della Bagnaia ha appunto riferimenti toscani e fiorentini in particolare, perché Firenze... Perché non è nata in Toscana invece. No, non credo la signora sia nata in Toscana. E nel passato però hanno avuto veramente molti personaggi importantissimi, da Annigoni a Wanda Ferragamo, Zubin Mehta, Franco Zeffirelli, Mario Scecchi Gori, non so... A Fallaci anche. Anche la Fallaci. Sì, alla memoria. Era di qui, ma insomma comunque... moltissimi personaggi proprio. Quando decidete chi viene premiato, vi radunate, cioè questi deputati, diciamo, e quanto tempo prima lo viene fatto tutto questo? Ma è un lavoro che va un po' tutto l'anno praticamente. Sì, diciamo, c'è una raccolta di, c'è una ricerca che si fa un po' verso, diciamo, nella primavera, così. E poi viene deciso di solito verso il settembre, subito dopo l'estate, perché la data di conferimento è sempre il 29 gennaio, perché è la data della costituzione della società. Certo. Che fra l'altro il premio è bellissimo, perché consiste in una, diciamo, comunque scultura di argento, opera in argento, che rappresenta il Giglio di Firenze con un pezzo del Battistero ed è di Galeazzo Aiuzzi, sì. Ed è veramente bello, l'ho visto e quindi lo dico con maggior veemenza. Senta, la società di San Giovanni Battista ogni anno organizza i cosiddetti fuochi di San Giovanni, interamente a carico vostro. E si aggira attorno a 50.000 euro la spesa. Sì, anche di più. Anche di più. Un pochino di più. Insomma, sì. Quindi voglio dire... Però quest'anno, a causa dei dimezzamenti, anche degli aiuti da parte dello Stato, forse non sarà possibile, così ho sentito dire. Ma ora noi, diciamo, la decurtazione, perché diciamo, raggiunge il 50%. Noi abbiamo 600 soci circa, però diciamo, con la quota associativa non è che possiamo pensare di coprire le spese. Quindi allora noi dovremmo lanciarci in una ricerca un po' di sponsorizzazioni, di aiuti, e in occasione proprio di questa assegnazione del premio abbiamo fatto presente. Conteremo forse di avere, diciamo, in qualche modo già possiamo intravedere qualche speranza di incrementare e di riportare a un livello di tranquillità. Insomma, di coprire queste spese. E diciamo il popolo, insomma, tutti noi fiorentini, io mi chiamo fiorentina perché vivo qua, anche se sono nata, si sa, a Amburgo, però sono molto amati questi fuochi da tutti, e quindi non possano tutti anche con una minima parte aiutare, perché certo per voi non è difficile avere due o tre sponsor grossi, ma siccome sono cose molto amate da tutti, in qualche modo forse sarebbe anche giusto che tutti diano una piccola mano. Ma noi a confronti avete fatto una cosa e se lei ce la racconta ci fa piacere. Diciamo, noi come estrema ratio potremmo anche lanciare una campagna tipo Teleton di dare un euro, due euro per SMS, diciamo, alla San Giovanni. Questo potrebbe, diciamo, radicare ancora di più, non solo nella convinzione dei fiorentini che è la San Giovanni che cura l'esecuzione di questa manifestazione dei fuochi, ma anche, diciamo, di poter farli partecipare proprio fattivamente, in prima persona, e anche per far partecipare la popolazione a queste manifestazioni del 24 giugno. Noi abbiamo pensato quest'anno di installare due maxi schermi
lì dove si riunisce praticamente. Sempre così. Cioè la parte un po' dove la. Su Lungarni, insomma, dove, sì. Dove si ha un intrattenimento anche musicale nell'attesa dei fuochi, di installare due maxi schermi nel quale siano riprodotte le immagini del corteo della mattina, perché la mattina del 24 giugno la deputazione si muove in corteo dalla sua sede, va in Palazzo Vecchio, offre un omaggio che in questi ultimi anni è costituito da una croce astile ricavata da un esemplare di croce che può essere o in un quadro antico, sì, oppure di San Giovanni, insomma, perché certo, tiene questa croce, o in una statua, e che questa croce astile ha un supporto che riproduce il Tiburio del Battistero, ecco, quindi c'è questo collegamento, sì, molto, sì, preciso, sì, col Battistero, al bel San Giovanni, insomma. E questo esemplare noi lo consegniamo, questo omaggio lo consegniamo al sindaco. Questo è opera del maestro Penco, cioè lui che è il nostro socio, e quindi lui fa questo omaggio, ci fornisce questo omaggio. E poi dopo, insieme con il sindaco, cioè al seguito del sindaco, perché evidentemente prima precede il sindaco, ovviamente, poi noi lo seguiamo. Primo cittadino. Primo cittadino col gonfalone, la scorta degli armigeri, delle chiarine, eccetera. Da Palazzo Vecchio ci spostiamo al Battistero, dove c'è l'offerta dei ceri, perché sia la San Giovanni che il comune offrono i ceri all'arcivescovo. Poi, e tutto questo si vedrà poi sul maxischermo. Si vedrà sul maxischermo, poi di lì, prima l'arcivescovo, poi il sindaco col gonfalone, poi noi e anche gli altri ordini equestri, si affluisce in cattedrale, dove si assiste alla messa solenne. Dopo la messa solenne la deputazione si reca in arcivescovado a offrire i fiori e l'omaggio anche uguale all'arcivescovo. Negli anni precedenti si offriva sia l'omaggio che i fiori nella curia arcivescovile. Nel 2010 abbiamo invece innovato. Abbiamo consegnato l'omaggio al termine della messa solenne all'arcivescovo, sì, direttamente in chiesa. Insomma, questo è una cosa molto bella, forse perché sì, coinvolge poi tutte, sì, le persone che sono lì. Tutti che sono lì hanno visto che la San Giovanni, cosa fa la San Giovanni, ecco questo. Perché la funzione della San Giovanni non solo è quella di mantenere la tradizione, le tradizioni della città. Questa fu la funzione primaria, certo, quando fu costituita, perché avevano abolito le corporazioni e quindi non c'era più un organismo che si occupava del delle varie manifestazioni che in occasione delle feste patronali venivano curate dalla Corporazione dell'Arte della Lana. E poi c'è questo collegamento fra potere pubblico, potere civico, diciamo più esattamente, e quello ecclesiastico, ecco, questo c'è, e quindi questo tutt'uno che c'è fra, diciamo, ecco, quello. Senta, avvocato, a questo punto non possiamo, prima di tutto sono delle iniziative davvero lodevoli, perché così anche tutta la cittadinanza, tutti i cittadini vedano le cose che altrimenti non avrebbero potuto vedere. Possiamo fare solo un appello ai cittadini e ringraziarvi. Dobbiamo fare tutti questa cosa, perché in effetti, come dicono sempre la RAI in Teleton, con un semplice SMS, sì, si può dare una grande mano, e quindi, sì, ne riparleremo più avanti, forse, va bene? Sì, molto volentieri. Grazie mille, avvocato. Grazie a voi. Ciao cari amici, alla prossima.